Un saluto ai telespettatori e benvenuti allo speciale curato da Antenna 3 in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Oggi siamo in compagnia del senatore Massimo Mallegni, buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Dal 94 in Forza Italia fino al 97 consigliere della provincia di Lucca, imprenditore nel settore turistico e artistico, eletto 3 volte sindaco di Pietrasanta, vice coordinatore regionale di Forza Italia della Toscana, nonché commissario regionale di Forza Italia. Oggi candidato per il Senato come capolista nel collegio plurinominale della Toscana alle elezioni politiche del 25 settembre. Gruppo sanguigno 0+. Ecco, no, perfetto. Se serve, mi si dà anche, non sanno tutte anche queste indicazioni. Siamo molto precisi. Precisissimi bisogna essere. Grazie mille per essere qua con Grazie noi oggi. Grazie dell'invito, ho fatto piacere la vostra richiesta. Io vorrei iniziare da quello che è un dato, ovvero, giusto per essere ancora più analitici sul suo conto, la sua attività in Senato vanta un 92,5% di presenze, 19 disegni di legge, 9 mozioni, 29 interrogazioni orali, 65 interrogazioni scritte e ben 2.270 emendamenti e ordini del giorno. Quindi le chiedo, qual è il vero motore della sua perseveranza? Beh, se uno è chiamato ad assolvere ad un compito istituzionale deve farlo e quindi io ho portato in dote la mia esperienza di imprenditore e di sindaco della città di Pietrasanta e se sei in Senato e assolvi come me al compito di vicepresidente del gruppo parlamentare, capo dell'ufficio legislativo, presidente del gruppo parlamentare in commissione trasporti, lavori pubblici e comunicazione, nonché sono stato onorato nell'ultimo anno e mezzo di essere nominato dal Presidente del Senato, membro dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, le cose o le fai o le fai. Le istanze sul territorio sono tante, un collegio nel quale ero stato eletto l'altra volta, tutta la provincia di Massa Carrara e tutta la provincia di Lucca, varie problematiche, poi con l'impegno di coordinatore regionale devi fare le cose. Io in 4 anni e mezzo ho portato più di 400 milioni di euro in Toscana e questo è dipeso da che cosa? Dalle proposte di legge, dalle mozioni, dalle interrogazioni, dagli emendamenti che mi hanno consentito con un'attività parlamentare di dettaglio, perché oltre il 90% di presenze ovviamente significa che tu sei lì a lavorare e sei lì, ti devi impegnare perché sei stato chiamato dai cittadini, poi alla fine ci danno anche uno stipendio e quindi bisogna guadagnarselo. Quindi è una perseveranza legata all'impegno, se ti prendi un impegno lo devi assolvere, altrimenti è bene che tu lasci perdere. Ci sono oggi i miei avversari alle elezioni politiche, anche illustri in Toscana, che sono venuti 3 volte su 10 in Senato, hanno neanche il 30% di presenze, non hanno mai presentato un disegno di legge, mai una proposta, mai una mozione, mai nulla. E poi vanno in giro per le televisioni a parlare di futuro, di pianificazione e compagnia, quando in 4 anni e mezzo non hanno fatto nulla. Quindi l'obiettivo è quello di sperare che i cittadini colgano e abbiano colto l'impegno che c'è stato, perché vorrei in qualche modo terminare questo lavoro, tante altre cose devono essere fatte. Oggi siamo in provincia di Massa Carrara, sono molte le questioni, dalla reindustrializzazione a livello occupazionale, c'è la questione del porto, dobbiamo rimettere, come dire, le gambe a questa provincia, in questa provincia dove ci sono imprese e imprenditori bravissimi, che nonostante che la politica abbia lavorato contro di loro per tanti anni, ci sono delle eccellenze incredibili e quindi bisogna dare loro spazio e serve una rappresentanza parlamentare che spero li potranno onorare anche nei prossimi 5 anni. Ora, ultimamente lei è stato criticato molto circa il disegno di legge promosso da Forza Italia su quella che è l'assistenza alle donne, alle mamme, alle casalinghe, subito interpretato come sintomo di quella che è una visione maschilista e sicuramente, a detta loro, depotenziante rispetto all'emancipazione femminile. Quindi come intende rispondere a queste accuse e in cosa si sostanzierebbe la vostra proposta? Ma guardi, c'è una parte politica che quando sente una proposta più o meno efficace e intelligente salta sopra e cerca di accoltellarla alla morte. Noi abbiamo fatto un ragionamento con Berlusconi, 7 milioni di donne che oggi sono all'interno della famiglia, svolgono il ruolo di mamma,
di moglie, di nonna, eccetera, eccetera. Non è riconosciuto niente a queste donne che per scelta o per necessità, ripeto, per scelta o per necessità, stanno in casa, hanno una sudditanza economica nei confronti dei propri mariti, perché senza soldi la mattina per andare a fare la spesa bisogna chiedere l'elemosina al marito che ti dia 50 euro, 60 euro, 100 euro per poter andare a farle compere. Talvolta si travalica anche in violenza domestica, purtroppo è all'ordine del giorno, si vede ogni ora quello che accade. Noi abbiamo detto di dare un'indennità a chi sta in casa, una pensione alle nostre mamme e alle nostre nonne. Ho aggiunto di più, chiaro che in quello spot che è durato 25 secondi bisognava in qualche modo aprire una luce, accendere un faro sulla questione. Ho detto di più, ho detto per quelle donne o quegli uomini, perché lei deve sapere che dopo lo spot sono arrivati anche gli uomini casalinghi a bussare alla porta del senatore Mallegni di Forza Italia. Dice, ma come? Dice, anche noi stiamo in casa. Ci sono 70.000 uomini casalinghi iscritti all'Associazione degli Uomini Casalinghi d'Italia che giustamente dicono quell'indennità la vogliamo anche noi. Giusto, buono, giusto e doveroso. Poi ci sono uomini e donne che decidono di lavorare. C'è anche chi non lavora, vive di rendita per tutta la vita. Ma chi lavora, in particolare voi donne, perché fino ad oggi, almeno che non mi sia sfuggito qualcosa, i figli le fanno le donne con il modestissimo aiuto dell'uomo, perché l'uomo pensa di essere il centro dell'universo, la donna è il centro dell'universo, e quindi voi fate i figli, e oggi vi è impedito di scegliere fra la libertà di avere figli, la libertà di lavorare, la libertà di impegnarvi, la libertà di stare a casa, eccetera. Abbiamo detto, dobbiamo dare una mano a queste donne che lavorano e che vogliono avere dei figli. Bene, ci deve essere un supporto, asili nido gratuiti, meno ore di lavoro con permessi retribuiti che servano per educare i figli, perché oggi, sa con cui si educano i figli? Si educano con i cellulari. Si va al ristorante, si trovano le coppie che mettono il cellulare davanti al bambino che è lì che mangia, almeno il bambino guarda il cartone animato piuttosto che un'altra cosa e interagisce. È vero che sono nativi digitali, però l'educazione passa ancora tra l'esperienza di papà e mamma, dal nostro punto di vista. Quindi anche in questo caso bisogna aiutare queste famiglie, sia l'uomo che sta a casa e la moglie che lavora, o la donna che lavora, o meglio, o la donna che sta a casa e l'uomo che lavora. Quindi bisogna dare un'indennità a queste persone, bisogna dare dei crediti d'imposta a queste famiglie e bisogna mettere nelle condizioni di poter avere figli ed educarli. Abbiamo anche detto, perché la proposta di legge è articolata, di fare quello che è stato fatto in Germania 3 mesi fa, un assegno mensile di almeno 220 euro per ogni figlio che nasce per almeno 36 mesi, perché se tu non accompagni la famiglia, le famiglie, i figli non li fanno. Perché un figlio costa e quindi molto spesso o la donna, perché sceglie la carriera e non può seguire la famiglia, non ha le risorse per poterlo fare, o entrambi i coniugi non sono in grado di poter mantenere questo tipo di scelta. Quindi mi sembra una proposta seria, ben articolata, non sessista e neanche medievale, ma che va nell'interesse dello sviluppo della famiglia. La famiglia è il primo fondamento della società, è lì che nasce tutto. L'Istat ha valutato che se le famiglie italiane continueranno in questa direzione, fra 70 anni nativi italiani ce ne saranno pochissimi, originari italiani ce ne saranno pochissimi, ci saranno tanti cittadini che arrivano dall'immigrazione, che non è solo quella col gommone, l'immigrazione in generale, cioè voglio dire che si spostano in Italia perché in Italia si vive bene, in Toscana poi si sta anche meglio. E quindi sarà, allora, vogliamo questo, vogliamo questa inversione di italianità? No, io voglio che le famiglie abbiano la possibilità di fare figli, che ci siano un numero di ragazzi e ragazze che nascono, crescono, studiano, lavorano, operano, eccetera, ma la famiglia deve essere fondamentale. Quindi un pezzo importante, il bilancio dello Stato dovrà essere destinato alla famiglia. Chi sta a casa e sceglie di farlo deve avere un'indennità, chi va a lavorare deve essere aiutato con permessi, crediti d'imposta, eccetera, eccetera. Siano esse donne, siano essi uomini, non fa differenza. Il mio spot è piaciuto tanto, ho fatto qualche milione di visualizzazioni, sono contento di aver acceso un faro perché almeno si è discusso e si sta discutendo del ruolo della donna nella società. Ce l'eravamo dimenticato.
Uno sguardo invece alla sanità, come vorreste intervenire in quest'ambito? Bisognerebbe chiederlo a tutti quelli che ogni giorno chiedono di fare un esame, una risonanza, un TAC, un esame del sangue, un'ecografia, e devono attendere una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane per poterlo fare. La Toscana in particolare c'ha la sanità itinerante, no? Se uno deve fare cinque esami gli fanno girare cinque ospedali, addirittura se fai l'oculistica devi andare fino all'Isola d'Elba. Ora chi sta all'Isola d'Elba fa presto, ma chi sta a Poggibonsi o a Massa o a Pietrasanta qualche difficoltà in più ce l'ha. Oggi la sanità in particolare in Toscana si regge soltanto sulla qualità dei medici, degli infermieri e degli operatori e operatrici sociosanitari, perché l'organizzazione non funziona. Noi abbiamo detto che vogliamo riunificare la sanità a livello nazionale, quindi servizio sanitario nazionale, una sanità uguale per tutte le regioni. Oggi c'è uno spezzatino di 20 sanità differenti, la nostra funziona particolarmente male, non c'è la sanità territoriale, l'abbiamo visto nel periodo del Covid, tutti al pronto soccorso, poi i pronto soccorsi esplodono, ovviamente non ce la fanno. Dobbiamo dare un ruolo e una sicurezza, una garanzia ai medici di famiglia che possano tornare a fare quel mestiere importante, dal medico condotto di una volta al medico di famiglia attuale, e ovviamente dare delle specialistiche, delle specializzazioni che siano comprensoriali, ma in un'area ben definita, e non che per fare un esame si debba aspettare sei mesi e trasferirsi di 200 km. Questo non è giusto. Oggi in Toscana qualche miliardo è destinato alla sanità, non è un problema di soldi, è un problema di organizzazione. Ascoltiamo poco purtroppo oggi i medici, uomini o donne, gli infermieri, uomini o donne, precisiamo perché sennò si offendono tutti, o le operatrici o gli operatori sociosanitari, ascoltiamo poco loro e ci preoccupiamo soltanto degli amministrativi, dei ragionieri, dei contabili. La sanità non è contabilità. Il male non dorme mai e di conseguenza bisogna essere presenti. Noi abbiamo detto come Forza Italia che dobbiamo fissare delle linee guida a livello nazionale all'interno delle quali bisogna stare dentro. La Toscana è stata una roba imbarazzante per il periodo del Covid, poi meno male è arrivato il governo Draghi con noi in maggioranza e il generale Figliuolo, che è arrivato in Toscana e nel giro di un mese ha rimesso le cose in ordine. Bene, non serve sempre, come dire, il generale che ti sistema, basta un'organizzazione. Noi abbiamo l'ambizione di dire oggi in Parlamento e domani in Regione potremo sistemare le cose, farle funzionare meglio, conosciamo come si fa, sappiamo come si fa, tempi, modi e risorse. Passando invece a quello che è l'ambito dei giovani, come sostenerli nel compiere quelli che sono poi i primi passi verso una vita indipendente, proprio come diciamo così, sono stati in grado di fare i nostri genitori, i nostri nonni, quindi le generazioni passate, quindi diciamo così anche affrontare quello che è un rischio di impresa, l'acquisto della prima casa, essere incentivati anche per quanto riguarda la natalità, come stavamo dicendo prima. Come creare i presupposti? Sulla natalità, l'ho raccontato prima qual è la nostra proposta che abbiamo scritto, abbiamo vagliato e abbiamo anche quantificato, abbiamo trovato le risorse e non sicuramente in deficit ma all'interno del bilancio dello Stato. Io e mia moglie abbiamo tre figli, uno in Ungheria, uno in Lussemburgo e quell'altro negli Emirati Arabi. Tre cervelli che non hanno trovato posto in Italia e devono andare all'estero, eppure col padre senatore, come dire, una raccomandazione non si nega mai, no, impossibile. Perché? Perché oggi le imprese non sono incentivate a prendere giovani professionisti, giovani apprendisti, perché il costo del lavoro è talmente alto che se devo prendere una persona come lei, giovane, che entra nella mia azienda, la devo pagare come uno specializzato, che invece è lì da 5, 6, 7 anni. Non mi conviene, non lo faccio, riduco talvolta i volumi, perdo fatturato, riduco il prodotto interno lordo, massacro l'Italia. Noi dobbiamo tornare a fare un'altra cosa. Noi abbiamo proposto 36 mesi di totale sgravio fiscale sulle assunzioni dei giovani fino a 35 anni, perché tanto oggi fai l'università, hai il master, la specializzazione, fino a 30 anni non ci levi le gambe. Di conseguenza devi mettere nelle condizioni donne e uomini, le donne e gli uomini che sono la generazione che oggi prenderà in mano per domani il paese, quindi voi, perché io ormai sono nella fase di uscita, voi siete nella fase di ingresso, e dobbiamo dare la possibilità alle imprese di insegnargli un mestiere, perché anche quando mio figlio si è laureato in giurisprudenza non è che sapeva fare l'avvocato,
fa il tirocinio, fa il master, si specializza, prende certo. la firma da avvocato, fa l'esame di Stato. Serve tempo, non è che si nasce, esco da fare il medico, vado a fare un'operazione a cuore aperto. Ci sarà il primario che ti fa venire, vedere come si fa, l'esperienza è fondamentale. Vale anche in politica, nel senso che qui abbiamo avuto ministri degli esteri che sono passati da vendere le bibite allo stadio e poi sono diventati ministri della Repubblica, quindi qualcuno può aver perso di vista la realtà. Quindi questo è una parte. Bisogna sostenere quindi questi ragazzi anche per la questione di potersi acquistare un'abitazione, di guardare avanti per il futuro, di potersi costruire una famiglia. Dobbiamo aiutarli. Come si fa? Dobbiamo mettere nelle condizioni le aziende, come dicevo prima, per l'apprendistato almeno 36 mesi senza pagare il cuneo fiscale e poi ridurre drasticamente il cuneo fiscale per le imprese e mettere i soldi in tasca ai dipendenti. Abbiamo fatto un calcolo che su 1.500 euro di stipendio, se riduciamo il cuneo fiscale come da nostro progetto, vanno in tasca 250 euro al mese a persona e le aziende risparmiano altrettanto che potranno investire o in nuove assunzioni o nel miglioramento aziendale. Tutto questo senza un euro di deficit, tutto all'interno dei conti dello Stato, che porterà addirittura un beneficio fiscale per lo Stato, con un ricalcolo di forse il più 8% che lo Stato incasserà grazie a questa operazione. Significa che un dipendente che prende 1.500 euro in fondo all'anno si trova 2.500 euro in più in tasca, che spenderà tutti, perché fino a 2.500 euro di stipendio l'Istat dice che non si riesce a risparmiare nulla. Questi soldi vanno nel ciclo economico e quindi avremo più acquisti, più pizze, più scarpe, più pantaloni, più vacanze, più opportunità, più dentisti, più medici, tutto quello che serve del consumo quotidiano. Poche cose chiare, rapide, immediate, fattibili. E quindi questa opportunità è a portata di mano. La Forza Italia ha questa ricetta, noi che abbiamo un'esperienza, io che ho un'esperienza da imprenditore e da amministratore locale, come tanti altri colleghi, saremo in grado di portarla avanti rapidamente e in una legislatura dare una spinta al Paese. Ecco, invece in questo contesto sempre relativo ai giovani, del reddito di cittadinanza che opinione avete? Andrebbe rivisto? Andrebbe Guardi, eliminato? È dal 2018, con la finanziaria del 2018, che lo Stato spende 10 miliardi di euro all'anno. Le politiche attive del lavoro sono state un fallimento, cioè nessuno o quasi nessuno ha trovato lavoro grazie al reddito di cittadinanza, era quello l'obiettivo. L'altra parte, 4 miliardi, quindi 10 fatto il totale, 6 politiche attive del lavoro, fallimento. Abbiamo alimentato divani, poltrone, sedie, letti, cioè nel senso che la gente stava lì, stava a casa. 600-700 euro di reddito di cittadinanza, ma chi me lo fa fare di andare a lavorare a prenderne 1.200, no? E stavano a casa. Abbiamo alimentato il lavoro nero, perché in particolare sulla nostra costa si presentavano dicendo se mi dai in nero vengo, faccio la differenza dell'orario. Invece per le politiche sociali, che sono 4 miliardi circa, quelle vanno mantenute. Vanno mantenute, bisogna che le famiglie che non possono lavorare, che hanno difficoltà, che sono purtroppo, che hanno problemi di disabilità all'interno della famiglia, devono essere sostenute. E con quella cifra riusciamo a farlo, ma l'altra va destinata alle aziende, allo sviluppo, mettere nelle condizioni le imprese di assumere con sgravi fiscali e quella somma a loro disposizione. Quindi reddito di cittadinanza, che purtroppo è stato votato dal governo Conte 1, Lega e Movimento 5 Stelle, è stato un fallimento, un errore, una cosa grave che ci ha fatto apparire anche all'estero come la patria dei fannulloni e francamente gli italiani non lo sono. Passando invece ad ambiente ed energia, innanzitutto qual è la sua opinione, visto che siamo in Toscana, in merito al rigassificatore di Piombino? E poi le chiederei come raggiungere quella che è un'autosufficienza energetica, visto che è uno degli obiettivi promossi dal vostro programma. Guardi, i rigassificatori sono essenziali, come le nuove trivellazioni del gas, quindi estrarre più gas dai giacimenti italiani. I rigassificatori vanno fatti, uno a Ravenna e uno a Piombino, quello di Piombino deve partire entro la primavera prossima. Sono 5 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale liquefatto che sarà trasformato in gassoso e immesso nella rete nazionale. Beh, però c'è da dire che
a Piombino basta schiaffeggiare, cioè basta una legge per schiaffeggiare tutti i piombinesi e poi hanno avuto tutto. L'acciaieria non funziona, stiamo aspettando il piano industriale di questa società che non arriva. Abbiamo una discarica alle porte del paese. La Magona, ex Magona, oggi Liberty, anche quella in crisi e in difficoltà. Manca una viabilità del porto, le macchine transitano all'interno del centro di Piombino, tutto il traffico legato all'arcipelago toscano, quindi passano tutti di lì, camion, quindi tir, automobili, caravan, ogni cosa. Deve essere fatta una strada di collegamento, ancora non si è vista. Il Partito Democratico, la sinistra, ha fatto solo promesse in questi anni. Oggi Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, è commissario per il rigassificatore. Deve prendersi degli impegni e lo deve fare subito e prima dell'installazione del rigassificatore. E poi deve essere fatta la valutazione dell'impatto ambientale, che guarda caso non è prevista per il rigassificatore. C'è una nave di 300 metri, la Golar Tundar si chiama così, quella acquistata da Eni, che non ha la valutazione dell'impatto ambientale. Facciano la valutazione dell'impatto ambientale, parlino con i piombinesi, con il sindaco Ferrari, sottoscrivono un protocollo e facciano come ha fatto il presidente della Basilicata di Forza Italia, Bardi, che ha riattivato le trivellazioni nello Ionio in accordo con le compagnie petrolifere e per 10 anni i cittadini della regione Basilicata non pagheranno l'energia, non pagheranno il gas. La stessa cosa deve avvenire in Toscana. Allora, vista quella che è la nostra... Per le energie rinnovabili che lei me l'ha chiesto, le energie rinnovabili sono fondamentali. Noi come Forza Italia abbiamo predisposto quell'emendamento che è stato approvato per i campi fotovoltaici, oggi non c'è più la necessità della soprintendenza, abbiamo affievolito anche questo tipo di potere, diciamo così, di controllo. Dobbiamo fare in modo che si sfruttino tutte le superfici dei fabbricati industriali per poter apporre i pannelli fotovoltaici, dobbiamo agevolare l'eolico, la Toscana è importante anche per il geotermico e dobbiamo raggiungere l'autosufficienza. Ma per far questo dobbiamo anche pensare ai rifiuti. La Toscana è una delle pochissime regioni che non ha mai fatto una politica dei rifiuti seria, paghiamo più tari noi che in tante altre posti d'Italia, dobbiamo fare in modo che ogni provincia abbia il proprio termovalorizzatore, che quindi porti i rifiuti, che si trasformino in energia, come succede a Brescia ormai da 20 anni, e questa energia venga rimessa per i contatori delle famiglie e delle imprese. Risparmiare energia, spendere meno tari, guardare al futuro con i termovalorizzatori di quarta e quinta generazione che non avranno nessun impatto sull'ambiente e di conseguenza faranno risparmiare un sacco di soldi alle famiglie. Nel merito invece di quella che è la nostra posizione geografica, mi interesserebbe chiederle l'opinione relativa alla questione Bolkestein. Qual è la sua visione della situazione? Io più che una visione ho scritto una legge a favore dei balneari per la salvaguardia del turismo in concessione italiano. Quindi abbiamo cancellato le gare, abbiamo trasformato le gare da codice dei contratti in procedure selettive, quindi a punteggio, abbiamo inserito il valore d'impresa, il famoso avviamento, abbiamo inserito gli indennizi, cancellando l'articolo 49 del codice della navigazione che prevedeva la demolizione di tutti i manufatti sull'arenile al termine della concessione a carico del concessionario uscente. Abbiamo di fatto detto che dopo la prima procedura selettiva la concessione durerà in eterno, perché se tu farai ancora investimenti fino ad aver ammortizzato tutti i beni, continuerai ad avere la concessione. E siccome i balneari italiani fanno sempre investimenti, cambiano lo sdraio, cambiano le tende, fanno lavori ai manufatti, migliorano i ristoranti, sistemano le cabine, fanno nuovi interventi per l'accoglienza, le piscine, i mini club per i bambini, l'imprenditore balneare serio, e sono più del 98%, non avrà problemi, non avrà nessun problema. In questi giorni c'è stato il primo decreto attuativo che avrebbero fatto io avrei fatto a meno di farlo, ma sulla mappatura della risorsa, per sapere se è scarsa o se non è scarsa, attivando un nuovo sistema informativo. In Italia la risorsa libera non è scarsa, perché oltre il 76% delle spiagge sono libere, quindi dovremmo anche lì entrare nel merito col nuovo governo di centrodestra, con una Forza Italia forte e competente, per andare a modificare quelle parti della norma che ancora vanno modificate. Sul giusto canone, perché il canone va rivisto
nell'ottica di dove si trova la concessione, e ovviamente non ad andare a salassare il concessionario, ma neanche a fargli regali, e dall'altra cosa il diritto di prelazione sul valore dei canoni. Chiuso questo quadro, gli stabilimenti balneari continueranno ad essere in concessione ai concessionari uscenti, però ovviamente con un riverbero europeo serio e finalmente con delle certezze, e questa impresa solida, importante, avrà un futuro senza problemi. Siamo in conclusione, di conseguenza le chiederei: perché il 25 settembre votare Forza Italia? Perché con Forza Italia al governo avremo un governo che ha vinto e che avrà anche convinto. Forza Italia è fondamentale per la stabilità di governo. Noi siamo europeisti, riformisti, garantisti, abbiamo una visione internazionale occidentale, sappiamo esattamente che stiamo in alleanza con gli Stati Uniti, siamo all'interno della NATO, siamo tra i fondatori dell'Unione Europea, non guardiamo ai vari Orban della situazione, quindi non amiamo le strette di mano con la Russia di Putin, siamo difensori dell'Ucraina e non abbiamo dubbi sul fatto che debbano essere aiutati e sostenuti. Senza Forza Italia forte, il governo avrà problemi di stabilità. Quindi io lo dico ai cittadini: se volete un governo di centrodestra, serio, competente e capace, dovete votare per Forza Italia. Io, come coordinatore regionale, ho candidato in Toscana soltanto toscani. Ogni provincia ha un rappresentante del proprio territorio. Qui alla Camera c'è Matteo Mastrini, lunigianese, Deborah Bergamini come capolista, che è di Lido di Camaiore, io che sono ovviamente versiliese, quindi apo versiliese, ormai vivo tra Massa Carrara, Lunigiana e Versilia come senza soluzione di continuità. Questa è la mia terra, ci vivo, la amo e ci lavoro ovviamente. Quindi Forza Italia ha fatto questa scelta. Gli altri partiti, anche di centrodestra, sono andati a pescare gente dal Varesotto, dal Viterbo, dalla Liguria, eccetera, eccetera, che vengono qui, rubano i voti ai toscani, rubano i voti ai massesi, vanno poi nella loro città di residenza, non faranno niente per questo territorio, ma lo faranno per il luogo in cui sono residenti. Noi questa cosa non l'abbiamo fatta, abbiamo candidato soltanto persone che vivono la Toscana. Quindi siamo competenti, abbiamo esperienza, lei ha ricordato all'inizio il mio curriculum, io ho fatto 3 volte il sindaco di Pietrasanta, ho fatto consigliere provinciale, consigliere comunale, ho fatto l'assessore, faccio l'imprenditore del turismo. Credo di aver offerto nella mia vita politica, personale, familiare, una certa credibilità. Se, come io penso, questa esperienza ha un valore, beh, i cittadini della provincia di Massa Carrara, i cittadini toscani, non potranno fare altro che al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati fare una croce sul simbolo di Forza Italia, che è l'unico modo per votare, tra l'altro la legge è semplice, dove troveranno già i nomi scritti di tutti i candidati, e quindi al Senato e alla Camera votare Forza Italia e Partito Popolare Europeo, che siamo sempre noi, perché noi non solo crediamo nell'Europa, ma siamo i fondatori del Partito Popolare Europeo, abbiamo un contatto diretto con l'Europa, grazie a Antonio Tajani, a Silvio Berlusconi, che ovviamente hanno un ruolo significativo che garantirà l'Italia e gli italiani. Io ringrazio moltissimo il senatore Mallegni per averci incontrato oggi e io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata del nostro speciale curato da Antenna 3 in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. Grazie a voi, grazie dell'opportunità. A lei, arrivederci. Grazie.